Benvenuti al ristorante St. George a Castelletto d'Orba. Io sono lo chef Lorenzo Zannini e oggi parleremo di uova. E a casa, quando facciamo una torta o un dolce, vi consiglio di utilizzare delle uova a temperatura ambiente, quindi tirarle fuori dal frigorifero un po' prima della vostra preparazione. E perché? Perché questo comporterà un maggiore sviluppo del vostro impasto durante la lavorazione e di conseguenza una migliore cottura e una migliore resa del prodotto. Per questa puntata è tutto, ci rivediamo al prossimo consiglio. In collaborazione con... Dal 1961 Poggi Ugo si occupa di climatizzazione e risparmio energetico. Ho iniziato a 16 anni. La competenza e la ricerca delle innovazioni ci consentono di risolvere ogni vostro problema di clima e benessere domestico. E ci aggiorniamo continuamente. Espletiamo tutte le pratiche per ottenere le detrazioni fiscali. Chiamateci senza impegno. L'assistenza rapida è garantita dai nostri tecnici di Alessandria, Novi, Tortona e Valenza. Poggi Ugo. Dal 1961 al vostro servizio. Continua il lavoro per la nuova Alessandria Calcio, quella dei giovani. La linea stabilita dal presidente Luca Di Masi però desta qualche malumore fra i tifosi, alcuni dei quali sarebbero pronti a disertare lo stadio. Il presidente però si è detto deciso a proseguire sulla strada intrapresa, allestendo una squadra di categoria e con investimenti comunque importanti. Gli obiettivi restano alti, si punta ai play-off. Insomma, Di Masi chiede alla tifoseria di aver fiducia, quantomeno di vedere all'opera la squadra in partite ufficiali, sottolineando comunque che la formazione sarà composta sì prevalentemente da giovani, ma ci saranno anche molti over in grado di fare la differenza. Intanto è stato prolungato fino al 2020 il contratto col centrocampista Gazzi, che garantirà esperienza e qualità. Poi c'è Santini, che sarà una garanzia in attacco nonostante le partenze di Gonzales, Marconi e Fischnaller. La difesa con Prestia e Agostinone dovrebbe essere solida. Insomma, per mister D'Agostino a quanto pare ci sarà materiale umano più che sufficiente per disputare un buon campionato. Sabato verranno composti i gironi e stilato il calendario. Nel pomeriggio, a partire dalle 15.30 al Mocagatta, è già programmata una super amichevole col Genoa, un'occasione per verificare meglio le condizioni dei grigi e per invogliare coloro che non hanno ancora sottoscritto l'abbonamento a farlo. Sport in collaborazione con Poggi Ugo dal 1961 al vostro servizio. Nel 2018 la detrazione fiscale per la sostituzione degli infissi è stata ridotta al 50%. Golla Serramenti, sino a fine anno, ti garantisce comunque un risparmio del 65%. Vuoi sapere come? 0143 88 29 13. Gollo Serramenti, gli specialisti negli infissi. A Silvano d'Orba, località Caraffa, e ad Acqui Terme, in corso divisione Acqui 27, serramentigollo.com. Aperti anche sabato mattina. L'attesa è finita, tempo di nuove collezioni moda e di shopping. Domenica 9 settembre ritorna grandissima richiesta a Tortona, l'unico vero e originale mercato di qualità degli ambulanti di Forte dei Marmi. Per voi tutto il meglio del Made in Italy artigianale, niente imitazioni, ma solo tutta la qualità della tradizione toscana e italiana al miglior prezzo. Abbigliamento, borse, scarpe, la migliore produzione di cashmere, pellicceria, stoffe pregiate, biancheria per la casa, porcellane, bijou. Gli ambulanti di Forte dei Marmi vi aspettano domenica 9 settembre a Tortona nella centrale piazza Salvador Allende. Sarà la festa dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato, anche in caso di maltempo, dalle ore 8 alle ore 19.